Buongiorno e benvenuti negli studios isolati ma connessi di In Quanto Teatro. Per gli amanti delle tradizioni italiane o delle piante esotiche, buona Domenica delle Palme. Questo è il 31esimo giorno qui nella scatola e io proprio di piante, non ulivi, non palme, vorrei parlarvi. Ho una predilezione per un certo tipo di narrativa in cui le piante sono i cattivi. Non le verdure malvagie di certi cartoni o di Fantaghirò, gli ortaggi zannuti e aggressivi. No, qualcosa di più inquietante, più perturbante. Uno dei classici della narrativa con le piante per malvagio è l'invasione degli ultracorpi. Nell'invasione degli ultracorpi ci si immaginano queste specie di baccelli che arrivano da un altro pianeta e come frutto hanno delle repliche esatte degli esseri umani che hanno sostituito e ingurgitato. Il film è molto più famoso del libro. Fanno entrambi abbastanza paura, ma anche molto ridere in questo momento, quindi cerco qualcosa di più perturbante. Io questo lo adoro. Il giorno dei trifidi. I trifidi sono sempre piante che vengono forse da un altro pianeta, ma sono state coltivate da degli umani, i soliti malvagi degli anni d'oro della fantascienza, i russi, e che a un certo punto colgono l'occasione per diffondersi. Piante che si muovono su tre piedi e che assassinano la gente con un pungiglione. Farebbe ridere anche questo se la narrazione non fosse molto bella, perché l'umanità in un momento particolare diventa cieca. Tutti ciechi e queste piante assassine col pungiglione diventa già più inquietante, ma non abbastanza. Molto inquietante. Titolo bellissimo, più verde del previsto, Un'Urania, quindi un libro un po' di consumo, non scritto benissimo, ma il panorama che delinea è incredibile. C'è un'erba, l'erba normale, l'erbaccia, che per motivi chimici legati al sfruttamento capitalistico diventa sempre più forte. Un'erba che a un certo punto sfugge al controllo degli uomini e inizia a crescere ipervelocemente su ogni superficie, uomini stessi. Distrugge il cemento, distrugge le macchine, inceppa le fabbriche, fa scoppiare le cose, neanche il fuoco riesce a eradicarla e in pochi anni il mondo è una distesa erbosa privo di persone. Resistono gli insetti e qualche altra bestia che si aggira tra l'erba. Non abbastanza. Annientamento. Annientamento è il primo libro di una trilogia di Jeff van der Meer. Da questo libro è stato fatto un film, a me è piaciuto. Il film bara perché sfrutta delle informazioni presenti negli altri libri e crea un ambiente ancora più perturbante. In questo libro, ambientato in giorni che potrebbero essere i giorni nostri, da qualche parte c'è un'area, l'area X, che inizia a diffondersi, in cui le cose iniziano a funzionare diversamente. La natura cambia le cose, cambia le carte in tavola, muta. Le mutazioni colpiscono qualsiasi cosa ci entri. Colpiscono le persone, colpiscono il linguaggio, colpiscono la capacità di pensare. Visto dal punto di vista dell'uomo è appunto l'annientamento. Vista da ogni altro punto di vista è un'evoluzione, è qualcosa di nuovo. Jeff van der Meer è un po' ecologista, con un'intuizione molto, molto acuta. Vi leggo giusto una paginetta perché sto chiacchierando da un sacco. Non mi sono mai trovata bene nelle grandi città, anche se ci vivevo per necessità. Perché doveva starci mio marito? Perché solo lì potevo trovare i lavori migliori? Perché mi ero rovinata da sola quando mi erano capitate delle occasioni sul campo. Ma non ero un animale addomesticato. La sporcizia e la polvere di una città, il suo perenne stato di veglia, l'affollamento, la luce costante che oscurava le stelle, gli onnipresenti fumi di benzina, i mille modi in cui prefigurava la nostra distruzione. Niente di tutto questo mi attraeva. «Dove te ne vai così di sera tardi?» mi chiedeva spesso mio marito, circa 9 mesi prima di partire per l'11ª spedizione. Quel «dove vai» era seguito da un «veramente», che non veniva mai pronunciato. Riuscivo a sentirlo forte e insistente.
Da nessuna parte, rispondevo io. Da qualsiasi parte. No, veramente, dove vai? C'è da riconoscergli che non ha mai cercato di seguirmi. Non ti sto mettendo le corna, se questo che intendi. Tanta franchezza di solito lo fermava, anche se non lo tranquillizzavo. Gli dicevo che passeggiare da sola di sera tardi mi rilassava, mi conciliava il sonno, ma in verità quello che facevo era arrivare fino a un parcheggio vuoto, infestato di erbacce. Quel parcheggio mi attirava perché non era vuoto, non proprio. Era abitato da due specie di lumaca e tre di lucertole, e da farfalle e libellule. Partendo da umili origini, il solco fangoso scavato dalle ruote dei camion, una pozzanghera aveva raccolto acqua piovana, trasformandosi in uno stagno. Uova di pesce erano approdate fin lì, dove si vedevano anche i ciprinidi, girini e insetti acquatici. Intorno erano cresciute le erbacce, che avevano impedito all'acqua di corrodere il terreno. Gli uccelli migratori la usavano come stazione di rifornimento. E l'area X, in cui la protagonista che parla dovrà fare una spedizione in qualità di biologa, è la stessa cosa. Uno spazio che per l'uomo non serve a niente, una zona morta, ma il luogo in cui la vita si sta riconfigurando, con esiti che, beh, se li volete scoprire, dovete leggerli. Buone passeggiate mentali per ora e fisiche dopo. Ciao!